Come anche l'anno scorso, è bene che ci sia una turnazione rapida. L'anno scorso è stato, posso dire, un successo, anche se è una parola, perché i prestiti di letterario sono stati tantissimi, credo solo nei primi 4-5 mesi oltre i 400 prestiti, e anzi, mi diceva Valerio Paterniani che i libri più prestati dei primi 4 mesi del 2015 sono stati due libri del premio, il vincitore dello scorso anno, Giuseppe Catozzella, e Simona Baldelli, che ormai è diventata un'amica, è qua una presenza quasi costante, insomma, qui a Fano e anche alla Meli. Io naturalmente devo fare un sacco di ringraziamenti, ma sarò breve. Intanto l'assessore Marchegiani, che con tutto quello che ha da fare è riuscito a ritagliarsi, insomma, uno spazio per venire ad inaugurare questo bello scaffale che vedete. Naturalmente la Mediateca, i bibliotecari, non c'è Danilo Carbonari oggi, ma tutto il mio ringraziamento, perché la Mediateca ci sta veramente accogliendo con una generosità notevole, devo dire, ai bibliotecari che lavorano con noi. Ma oggi un ringraziamento particolare va al gruppo di lettura della Memo, a un mercoledì da lettori. Questo gruppo di lettura è quasi 5 anni che, adesso quando viene gennaio, saranno 5 anni che si riunisce qui, e gli amici del gruppo hanno reso possibile questo momento, lo voglio dire, perché lo hanno reso possibile prestando la loro voce, adesso vedrete, leggeranno, ma anche proprio contribuendo in maniera generosa affinché potessimo fare l'aperitivo in giardino. Quindi dobbiamo a loro davvero un grazie con la G maiuscola, insomma. La giornata prevede due momenti brevi, perché non vogliamo essere prolissi né retorici. Un primo elogio della lettura, lo chiamiamo così perché letteraria ha questo di scopo: promuovere la lettura, diffondere i libri. Scrive Manguel nella Storia della lettura che i governi demagogici rendono superflui i libri dicendo che non servono a nulla, i governi totalitari impediscono di pensare, per cui i lettori non possono che essere dei sovversivi. E noi siamo un gruppo di sovversivi qui oggi. E per cui questo primo elogio della lettura, che, per il quale ci trasferiamo nella saletta M1, così presidiamo tutti i luoghi della Memo quest'oggi, sì, perché ha bisogno di un po' di raccoglimento, c'è un giovane flautista che poi vi presenterò. E poi il momento della festa, invece ci trasferiremo in giardino con l'aperitivo accompagnato dal vocal ensemble, che chi è venuto alle giornate l'anno scorso li conosce, li ha sentiti col racconto swing, sono una vera chicca, e quindi vi invito a rimanere fino alla fine, insomma, per gustare questi due momenti diversi di festa. Grazie ancora all'assessore Marchegiani, il quale avrà il suo compito arduo di tagliare. Io dico solo una cosa, un bello strumento pericoloso nelle mani, che è un bel momento, insomma, letterario, una scommessa vinta, questa seconda edizione, grandi numeri, grandi prestiti, questo, come diceva Maura, è la cosa che più conta. Una città che ha bisogno sempre di più di aprirsi, di farsi conoscere, ma anche ricca di associazionismo, io non mi stancherò mai di ripetere, di scoprirlo, per cui se i nostri giovani, come avviene, mi pare che le scuole coinvolte sono 9, 63 libri nuovi di zecca che vengono prestati, un circolo di idee straordinario, io penso che è una bella giornata questa. Quindi le giornate di ottobre, il 9 e il 10 mi pare, di ottobre, 11, saranno la celebrazione di un'iniziativa che si consolida in questa città e vedrà l'amministrazione, nonostante i tempi difficili, lo sappiamo, sempre al suo fianco, intanto con le strutture, ma speriamo anche in modo più tangibile, con un aiuto, perché lo sforzo fatto è veramente grande, ne abbiamo parlato con Mauro e con gli altri organizzatori, e quindi noi speriamo di fare la nostra parte per sostenere al massimo questa iniziativa. Grazie. È un peccato, tanto bene. Solo io, Maura, vieni anche tu. Ecco. Vado, eh. Vai. Va bene, adesso